Il fascino del Corri Riva dei Tessa li ha colpito ancora. Sabato 6 e domenica 7 agosto si è svolta la sesta edizione della manifestazione podistica dedicata a professionisti, amatori e liberi camminatori. L'evento, organizzato da Arcangelo Rizzi in collaborazione con il Club Runner 87, con il patrocinio del Consorzio Turistico Riva dei Tessali, quest'anno è stato gara provinciale, facendo parte del Grand Prix di Terra Ionica. Sabato 6 agosto i protagonisti sono stati i bambini, in gara divisi per classi di età. Uno spettacolo di colori, sorrisi e tanto divertimento, sognando l'ambitissimo ghiacciolo, offerto a fine gara, la medaglia dei partecipanti o la coppa dei primi tre vincitori. Domenica poi è stato il grande giorno della gara e a tagliare per primo il traguardo in 30 minuti e 14 secondi è stato Luigi Rosito della Adenex Privia Molfetta. Primo dei castellanetani, il giovanissimo e talentuosissimo Cosimo Epifani in 33 primi e 7 secondi. È un percorso molto difficile, tecnico, fatto di salita, discesa, sterrato, asfalto, quindi molto vario e molto, molto impegnativo, anche perché poi non lo conoscevo, quindi non potevo sbilanciarmi più di tanto sulla tipologia di gara da adottare. È stata una bella esperienza perché è la prima volta che mi cimentavo su un percorso del genere, abbastanza tecnico, complicato, difficile. Sono contento, è stato un bel test in vista delle gare in pista che si terranno a settembre. È una grande organizzazione, è una macchina grandissima che si è messa in moto da più di 3 mesi. E come si può notare è tantissima gente anche quest'anno e siamo stati bravi, abbiamo coordinato tutto questo grazie alla vigilanza che mi sta dando la mano, dove io ne faccio parte, al CDA, al Consorzio di Riva dei Tessali, sempre disponibile e collaborativo è pure il mio club, il Club Runner 87 di Castellaneta, e lo stesso e soprattutto i tessalini che si rendono sempre disponibili e dimostrano di amare questa manifestazione. Oltre 200 bambini hanno percorso le varie distanze in base all'età, abbiamo premiato prima i maschietti di ogni anno, come pure le femminucce, un successone. È stato, oltre la gara, c'è stato anche il dopo gara con le premiazioni e la Amaltea, l'animazione che quest'anno fa divertire i tessalini, ha fatto divertire ieri sera anche con una festa i ragazzini, i bambini. Quest'anno è una gara regionale a tutti gli effetti, ci sono atleti FIDAL, tocchiamo le 1000 persone quest'anno e abbiamo un percorso di 9 km. I primi 4 sono bellissimi, sono nell'ambito della pianura di Ginosa Marina e poi c'è il rientro e facciamo il perimetro di Riva dei Tessali di 5,2 km. In totale 9 km e 200 metri di divertimento puro. Ringrazio innanzitutto il mio Club Runner che è stato vicino a me in questa manifestazione, ringrazio il CDA, il Consorzio, l'amministrazione, il Presidente Ostilio che ogni mia richiesta me l'ha esaudita, gli sponsor, i maggiori, Natuzzi, Maldarizzi, ma tutti gli altri che sono sul manifesto, tutti gli altri sono stati collaborativi e disponibili, ma soprattutto grazie a tutti i residenti di Riva dei Tessali.